Eccoci tornati a Dindon Art, ancora un appuntamento con la creatività, ancora un appuntamento con tante idee da proporvi. Siamo nella settimana di Carnevale e quale idea più simpatica che realizzare una decorazione per la nostra festa di Carnevale? Sicuramente ne faremo una o parteciperemo ad una festa e realizzare un festone sarà l'occasione veramente per divertirci. Guardate un po' che carino, è realizzato naturalmente con materiale di riciclo, lo possiamo realizzare con tanti tipi di carte, io l'ho realizzato con della carta crespa che avevo in casa, ma noi lo possiamo realizzare con tanti altri materiali. Adesso andiamo a vedere tutto quello di cui abbiamo bisogno, ma soprattutto come si realizza. Eccoci tornati, dicevamo abbiamo bisogno veramente di pochissimo materiale per realizzare il nostro coloratissimo festone per la festa di Carnevale. Allora ci occorre naturalmente della carta crespa, io l'ho utilizzata di due colori in modo tale da intervallarla e renderlo più colorato, un CD che ci servirà per trovare la sagoma, quindi un cerchio, la nostra penna, le forbici e una spillatrice, niente di più semplice. Dicevamo all'inizio, ho utilizzato una carta che ho comprato ma che avevo in casa anche, ma voi potete utilizzare anche la carta di giornale, quindi va benissimo anche la carta riciclata. Allora, prima operazione da fare è porre sul nostro pezzo di carta crespa un compact disc di quelli che abbiamo in casa, tanto per delinearne la forma e trovarne la circonferenza in questo modo. Per ogni modulo del nostro festone ne occorrono due, quindi facciamo due cerchi in questo modo. Successivamente andremo a tagliare, togliamo la carta in eccesso e andremo a tagliare i nostri due cerchi che saranno il modulo per costruire il nostro festone. Quindi ne tagliamo le circonferenze in questo modo, quindi utilizziamo sempre le forbici con la punta arrotondata perché questa operazione potrebbe essere un po' pericolosa, soprattutto per i bambini più piccoli. È un gioco che possono fare anche i bambini più piccoli perché non richiede una grande abilità. Vedete, sono dei semplicissimi moduli circolari, in questo modo, togliamo l'eccesso e per ogni parte del festone, quindi adesso vi farò vedere quali sono le parti del festone, ci occorrono due cerchi, quindi niente di più semplice. Utilizzate tutta la carta che volete. Il modulo del festone è praticamente questo. Questa parte è formata da due semicerchi che incollati e ritagliati in un certo modo che adesso vedremo ci danno questo effetto. Allora, prima operazione da fare, quindi una volta che abbiamo ritagliato il nostro cerchio è piegarlo in due ottenendo una mezzaluna in questo modo. Pieghiamo ancora in due in questo modo e pieghiamo ancora in due, quindi tre momenti in cui pieghiamo. Attenzione a questo passaggio perché è quello leggermente più difficile, ma se lo seguiamo diventa facilissimo. Nella parte chiusa del nostro cono facciamo un taglio fino a circa 4-5 mm dalla fine, non togliamolo tutto, quindi facciamo questo lavoro. Successivamente giriamo così e facciamo la stessa cosa dall'altra parte, vedete? Giriamo ancora, facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Giriamo ancora, facciamo la stessa cosa dall'altra parte, fino alla fine del nostro piccolo cono. Quindi alla fine avremo questo effetto. Stessa cosa facciamo con il secondo cerchio, quindi mezzaluna, pieghiamo ancora, formando un angolo di 90 gradi, e pieghiamo ancora in questo modo, da ottenere un cono. Iniziamo sempre dal lato chiuso, che è da questa parte, facciamo il nostro primo taglio e lasciamo circa 3 o 4 mm. Giriamo, facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Giriamo ancora e lo facciamo per tutta la lunghezza del nostro cono. Quindi una volta da una parte, una volta dall'altra. L'errore più comune è fare i tagli tutti dalla stessa parte. No, stiamo molto attenti a farlo una volta da una parte, una volta dall'altra. Una volta da una parte, una volta dall'altra. Quindi abbiamo ottenuto le due parti che saranno il modulo che costruirà il nostro festone. Lo apriamo in questo modo e lo mettiamo sul tavolo ben schiacciato. Stessa cosa facciamo per l'altro che abbiamo costruito prima. Lo apriamo e lo schiacciamo sul tavolo. Perfetto. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Prendiamo i due moduli che abbiamo realizzato e li sovrapponiamo.
stando attenti a far coincidere le linee di divisione che ormai si sono marcate facendo la piegatura l'una sull'altra. È molto più facile fare il tutto che spiegarlo, quindi su ogni punto mettiamo un punto con la nostra punzatrice. Ne metteremo uno, due, tre. Questi punti vanno messi sulla carta che si è piegata, quindi sugli angoli delle piegature. 4, 5, 6, 7 e 8. Bene, messi gli 8 abbiamo praticamente terminato il nostro festone, perché aprendo otteniamo il modulo fatti in una grande serie, vedete? In questo modo otteniamo il bel festone. Adesso attacchiamo quello che abbiamo appena realizzato con un puntino di colla a caldo, in questo modo, vedete? E continua, ha contribuito a renderlo ancora più grande. Ripeto, lo possiamo fare di tante dimensioni, quindi se utilizzate ad esempio un piatto da cucina, verrà un bel festone grande, quindi ci occorre una quantità di carta maggiore, oppure ne possiamo realizzare uno più piccolo. Il tutto poi lo possiamo piegare, riporre e riutilizzare l'anno prossimo, sempre sul nostro stile creativo, ma soprattutto del riciclo. Bene, spero che questa idea per Carnevale vi sia piaciuta, io vi do appuntamento alla prossima settimana, i nostri appuntamenti li sapete già, potete trovare tutte le puntate precedenti sulla nostra pagina YouTube di Gidanto Dindonart oppure sulla pagina Facebook sempre Dindonart. Dondino vi dà appuntamento alla prossima settimana, sempre con la creatività, sempre su Teleuniverso e sempre con Dindonart.